Ciao, bentornati, io sono Jessica e questo è un video dedicato al mondo Google, quindi in collaborazione con C2 Group, che è partner di Google for Education, e nello specifico oggi parleremo di Chromebook. Ne abbiamo già parlato qui sul canale, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma oggi voglio iniziare a parlarvi dell'utilizzo del Chromebook proprio dal punto di vista pratico. Quindi, come primo episodio, cominciamo a vedere come utilizzare i Chromebook per studiare. Quindi inizieremo dal prendere appunti, quindi com'è possibile prendere appunti utilizzando il Chromebook e quali sono gli strumenti e le funzioni. Ovviamente partirò dalle basi, quindi dagli strumenti specifici che troviamo all'interno di questo strumento. Poi vedremo come arricchire i nostri appunti e come andare a personalizzare anche questi appunti andando a scrivere a mano. Io sto utilizzando un Chromebook che ha uno schermo touch, quindi è comodissimo perché mi permette di andare a scrivere anche a mano all'interno. E come sempre, quindi trovate i riferimenti sia di questo Chromebook che sto utilizzando, sia anche i riferimenti di C2 che ci ha permesso di creare questo video, sempre nella descrizione, quindi nell'info box qui sotto al video. Iniziamo quindi col prendere degli appunti quando siamo a lezione. Solitamente non ci soffermiamo troppo sulla formattazione in questa fase di studio. Quindi quello che vi consiglio è di utilizzare fin da subito Google Documenti che trovate direttamente a disposizione all'interno del vostro Chromebook e qui andare a scrivere ovviamente la sintesi, le parti fondamentali di quello che state leggendo oppure che state ascoltando dall'insegnante. Una delle funzioni più interessanti di Google Documenti è la parte dedicata al riconoscimento vocale. Oltre che scrivere con la tastiera, possiamo andare anche a dettare i nostri appunti. Questo è utilissimo sia per gli insegnanti in classe, perché magari mentre spiegano possono utilizzare questo strumento per scrivere direttamente tutta la loro spiegazione su un documento che poi magari condivideranno con i loro studenti, ma anche per gli studenti perché mentre studiano e cercano di memorizzare possono andare direttamente a dettare al loro documento i contenuti che stanno approfondendo. Dopo aver inserito il grosso dei nostri appunti, quindi la parte di sintesi, la parte che possiamo definire grezza dell'argomento che stiamo approfondendo, possiamo passare alla formattazione che ci permette di rendere più comprensibile il testo che siamo andati a scrivere, assegnando eventualmente dei titoli e occupandoci della formattazione. Quindi possiamo evidenziare le parole chiave oppure metterle in grassetto. Con i documenti ci fermiamo un attimo qui, poi li riprenderemo perché un'altra situazione molto frequente rispetto ai materiali che ci vengono dati a scuola e che dobbiamo studiare è quella relativa alle presentazioni. Quindi probabilmente il nostro docente ha preparato delle presentazioni che condivide con noi e su cui possiamo studiare. Ovviamente all'interno delle presentazioni possiamo aggiungere delle note. Ma se vogliamo renderle un pochino più fruibili e personalizzabili, il mio consiglio è di andarle ad importare all'interno di un documento. Così potremo andare a lavorarci sopra esattamente come abbiamo appena fatto con i documenti, formattando il testo che ci serve per approfondire quello che è stato detto all'interno della slide e anche per il passaggio successivo che vedremo tra pochissimo. Portare le slide all'interno di un documento è molto molto semplice perché ci basta selezionare le slide che ci interessano, copiarle e poi all'interno di un documento quello che ti consiglio di fare prima di incollare le slide è creare una tabella con almeno due colonne e una riga. Poi sceglierai tu se inserire invece una riga per ogni slide. Qui nella prima colonna andiamo ad incollare le slide che abbiamo copiato, nella seconda colonna invece andiamo ad inserire gli appunti testuali, ovviamente andando a scrivere da tastiera oppure dettando come abbiamo visto un attimo fa, e così avremo un approfondimento delle slide che ci sono state consegnate dal nostro insegnante. A questo punto abbiamo visto documenti, presentazioni, ma potremmo avere anche dei PDF su cui
vogliamo andare a lavorare oppure vogliamo lavorare su documenti e presentazioni anche manualmente, quindi andando a fare dei disegni oppure prendendo delle note a mano. La cosa più veloce e che ti consiglio è di andare a trasformare i tuoi documenti in PDF. Per quanto riguarda i documenti è molto semplice perché li andiamo semplicemente a scaricare in PDF. Per quanto riguarda le presentazioni invece ti consiglio di andare a settare l'anteprima di stampa in modo da avere o le diapositive con le note, se hai aggiunto delle note alle tue diapositive, oppure di andare a stampare 4 o più diapositive per foglio, così le avrai un pochino più rimpicciolite, ma potrai andare a scrivere negli spazi bianchi e annotare appunto a mano all'interno di questi spazi. Per i documenti presentazione che abbiamo trasformato in PDF, ma anche per tutti gli altri PDF che abbiamo a disposizione, uno dei miei consigli è andare ad utilizzare TextHelp PDF Reader. Questo è uno strumento collegato a Read and Write, di cui abbiamo già parlato qua sul canale. È uno strumento molto molto interessante perché appunto ci permette di andare a scrivere a mano e quindi prendere delle annotazioni a mano. È disponibile sia come applicazione che come estensione, ma trovo più comoda l'applicazione e lo potremo utilizzare per tutti i PDF che abbiamo caricato all'interno del nostro spazio di Drive. Qui quando andiamo a aprire un PDF possiamo aggiungere eventualmente note di testo, ma questo l'abbiamo già fatto con gli strumenti precedenti. Possiamo andare anche qui ad evidenziare nuovamente le note e questo è interessante se non siamo passati da documenti ma siamo rimasti soltanto in presentazioni. E come ti dicevo, la parte che invece trovo più interessante è quella di scrittura manuale, quindi possiamo andare a selezionare lo strumento pennarello che ci permette di andare a scegliere il colore e la grandezza del tratto che vogliamo inserire e quindi di andare ad annotare direttamente a mano. Ovviamente il mio è un Chromebook Touch e quindi mi permette di fare anche questo tipo di lavoro sul documento PDF che sto utilizzando. Bene, questi erano i miei consigli per iniziare a studiare utilizzando il Chromebook. Ovviamente li possiamo utilizzare come consigli noi adulti che non smettiamo mai di studiare, ma possiamo anche suggerire questi consigli ovviamente ai nostri studenti e spiegare loro come possono sfruttare al meglio i Chromebook che magari mettiamo loro a disposizione. Spero che questo video ti sia stato utile, scrivimi nei commenti quali altri suggerimenti rispetto all'utilizzo del Chromebook possono interessarti. Io ti do appuntamento qua sul canale lunedì e giovedì prossimo con nuovi video dedicati alle tecnologie educative. Ciao!